Ciao a tutti ragazzi, sono Metebossa e sono tornato con un altro video. In questo video farò la recensione del libro di Daniele Doesn't Matter, Come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona. Che dire di questo libro? Allora, è un libro fantastico. È uscito il 22 gennaio 2013, anche se io sono andato, sì, sono andato a ordinarlo questo giorno nella libreria della mia città, però non l'ho trovato. Cosa ho fatto? L'ho ordinato. E ho aspettato giorni fino a che il 1º febbraio mi è arrivato il messaggio sul cellulare e sono andato a prenderlo. E il guaio è che non l'ho letto tutto ad un fiato, perché il giorno in cui l'ho preso ero in un periodo pieno zeppo di verifiche, insomma sono in quarta superiore. Ma vi giuro che il primo giorno ho letto solo il primo capitolo. E insomma, vi dico anche che questo qua è stato il primo libro che ho comprato di mia volontà, quindi figuratevi la mia voglia di leggere. Insomma, quando sai che chi l'ha scritto è una persona fantastica, un youtuber famoso, uno dei tuoi preferiti, se non il preferito. Comunque, dai, cominciamo con questa recensione. Allora, abbiamo davanti con 35 milioni di visualizzazioni su YouTube e qua tanto di cappello a Daniele Doesn't Matter, eccolo qui. Abbiamo una panoramica in un cinema dei suoi personaggi, ovvero lui, tu, quello che fa minchia potenza! E la ragazza che di solito fa Daniele! Ok, e questo personaggio che non ho ancora capito chi sia. Comunque, ed ecco il titolo Come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona. Dietro abbiamo una frase significativa. Cosa serve per trasformarsi da giovane anonimo a personaggio popolare grazie a YouTube? Che è quello che sto cercando di fare anch'io. Una videocamera, quella con cui sto filmando, oppure i programmi per registrare computer. Credere fino in fondo nelle tue idee. È California Style, il primo libro che insegna a realizzare i propri sogni grazie a internet e fa anche molto ridere. Un bacione alla mamma. Poi, qui abbiamo una specie di trama, vi leggo magari solo le prime frasi. Chi è Daniele Doesn't Matter? Siamo sicuri che non sia veramente un vampiro come lui stesso afferma. È una star di YouTube, milioni di persone si divertono guardando i suoi video. Biblioteca umoristica Mondadori, casa editrice Mondadori. Dietro invece, sempre su questa parte qui, in questa che sto leggendo adesso, Daniele Servitella è noto su YouTube come Doesn't Matter, è un web designer lanciato nel mondo di internet con la produzione di video comici satirici. Conduce su Radio Kiss Kiss il programma Kiss Kiss se ne frega. E qua, bravo Daniele. E qui abbiamo l'indice con i capitoli. Istruzioni d'uso, prefazione. L'inizio della metà, questo è un punto molto significativo. Non parte dall'inizio, lo dice anche lui nel suo libro, parte dalla metà. Non c'è proprio una trama precisa, però parla di alcune cose significative, importanti, che l'hanno portato a creare il suo canale, tipo un bacione alla mamma. Com'è nato un bacione alla mamma? Semplicemente, non voglio spoilerare, ma chi l'avrà letto lo sa, chi non l'avrà letto non vorrà comprarselo, sarà contento di sapere magari qualche aneddoto di questo libro. Un bacione alla mamma è stato inventato perché Daniele ha avuto un incidente e, fatalità per coincidenza, appena finito l'incidente, lui è uscito dalla macchina, dall'altra parte della strada, chi è che arriva sua mamma, che tutta preoccupata esce dalla macchina, cerca il povero Daniele nei residui della macchina, di quello che è rimasto, e tranquillamente Daniele è fuori, che non si è fatto qualche graffio, e intima sua mamma di stare calma. Infatti, un bacione alla mamma lo dedica a sua mamma per la preoccupazione che ha avuto nei suoi confronti durante l'incidente. Poi, cosa abbiamo? Istruzioni d'uso. Poi, naturalmente, dedico questo libro ai miei genitori, ed è una cosa molto dolce. Sarà una cosa scontata, magari anche banale, ma loro hanno sempre supportato le mie decisioni, non hanno mai condizionato le mie scelte, a patto che ci sia stato impegno da parte mia. Vuoi fare prestigiatore? Impegnati. Vuoi fare web designer? Impegnati. Vuoi fare lo youtuber? Che diavolo è lo youtuber? Beh, dai, non solo ai miei genitori, lo dedico anche ai miei parenti, ai miei amici. E per concludere con un po' di egocentrismo, dedico anche questo libro a me stesso. Così quando entrerò in libreria e noterò sullo scaffale a prenderlo, penserò: ma che carino sono stato, grazie Daniele, non dovevi. Grandissimo. Già dal primo capitolo le aspettative erano quelle. Quando leggevo un capitolo, cercavo di fare in modo che le parole di questo libro, di questi capitoli, fossero dette da Daniele in un video. Per esempio, questo libro è diviso in capitoli e fin qui nulla di nuovo. Va letto da sinistra verso destra e dall'inizio verso la fine. Nulla di nuovo anche fino a questo punto. Non va mangiato, ingerito o bevuto. Dove diavolo è la novità? Ecco, ora ci arriviamo. Ecco, questa frase qua pensavo, facevo in modo di pensare che la dicesse lui come se fosse in un video. E una cosa molto interessante è l'inserimento di pause video che intervallano i capitoli. Cosa sono le pause video? Praticamente le pause video, che dovrebbero essere 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giusto. Le pause video sono dei capitoli a parte, ma che hanno al loro interno il copione di alcuni suoi video. Per esempio, segmentari, scuse stupide, peccati e tentazioni, 25 cose che odiate. La lettura di queste pause video è opzionale, vuol dire che è facoltativa ai fini della trama del libro. Vuol dire che uno può saltarli e andare al prossimo capitolo senza compromettere la trama, senza compromettere la lettura in sé. Ma io le ho lette lo stesso. All'inizio, devo dire la verità, non voglio essere infatti leccaculo, non mi sono piaciute tanto le pause video. Tipo io arrivo alla prima pausa video, che sarebbe Segmentali, dopo aver letto l'inizio della metà, Un bacione alla mamma, Come si diventa youtuber, un altro capitolo molto importante, e Tu, che il capitolo si chiama Tu, ovvero come è nato Tu, il personaggio, quello che ha il cappello bianco, il vestito di bianco, ovvero il personaggio in cui noi ci impersonifichiamo durante i video. Dal video successivo decidi di introdurre un alter ego, uno stupido personaggio grezzo e gretto vestito di bianco, che avrebbe interpretato la parte dell'utente medio di YouTube e dell'Italia. Eccoci la prima pausa video, segmentali. Ed eccoci la prima pausa video. Come detto nelle istruzioni d'uso, queste pause sono solo dei siparietti, copioni, penso che voglia intendere, in cui potrai leggere piccoli trattati inerenti al tema selezionato per la pausa, segmentali. Se non ti interessa, puoi tranquillamente skipparlo, ovvero saltarlo, e passare al capitolo 4. Non influenzerà la storia principale del libro. In caso contrario, buona pausa. E qui comincia la pausa video. All'inizio non ho capito che fossero dei copioni. Poi ha inserito anche queste, che sono quelle applicazioni che tu fotografi col cellulare, e mi pare che abbia detto che si va direttamente al video se non l'ha visto. Poi ha inserito anche questo carino sfondo, molto simile a YouTube, certo non è identico, c'è pausa, play, volume e la barra di caricamento del video. Capitoli molto interessanti, divertenti, perché ogni frase era intervallata da una battuta. Per esempio, bene, avevo il mio canale, avevo i miei fedeli iscritti, avevo un format, avevo dei personaggi e avevo uno stile che mi aveva permesso, con il passare del tempo, di non essere mai accorto di argomenti e idee. Questa frase è bella, poi. Perché cavolo scrivevo? Li ho ancora! Ogni volta che rileggo l'inizio di questo capitolo mi do una toccatina. Partnership, capitolo molto interessante, che anch'io ambisco alla partnership. Disturbi di personalità, scuse stupide, la nascita di Daniele, It Doesn't Matter. Uno dei capitoli importanti, come diventare famosi stando comodamente seduti in poltrona, e parla anche di come comportarsi davanti a autografi, foto con altre persone, incontri ravvicinati, telefonate, altra pausa video. L'ultima pausa video, che è stata 15 cose da non fare in vacanza, me la sono andata a vedere il video. Sono andato a vedere il video e mi stavo leggendo il copione parola a parola. Certo non era spiaccicato identico, però è stato molto simpatico. Ed è infatti grazie a, infatti per questo che d'ora in poi mi sono piaciute le pause video. I vantaggi della fama. Qui parla di una scommessa con suo papà che voleva comprargli un motorino, ovvero doveva fargli una coppa a un gigantesco omone. Erano in due, lui e un suo amico. All'inizio non voleva accettare, poi quando è arrivato Daniele, l'uomo ha detto: "Mi, ma sei te, Daniele?" E così ha vinto la scommessa. Ansia da prestazione, ovvero parla di: "Ma oddio, cosa dico nel video? Cosa faccio qua? 25 cose che odiate", altra pausa video. L'uomo radioattivo parla della sua esperienza radio Kiss Kiss, molto interessante. Infatti io non sapevo niente, non ascolto radio Kiss Kiss, non so neanche che numero sia di radio. È interessante sapere com'è cominciata la sua avventura radio Kiss Kiss con il programma Kiss Kiss se ne frega. Poi il capitolo "E se?", ovvero se non avesse fatto quell'incidente, perché quell'incidente stava per andare a Milano, se non avesse fatto quell'incidente non avrebbe cominciato a fare video e avrebbe intrapreso la carriera di web designer, proprio solo quella. Il suo canale l'avrebbe chiuso. Infatti, click, il tuo account è stato cancellato l'11 maggio del 2009, pochi giorni dopo l'incidente, morì Daniele Dasenmetter, perché aveva già cominciato il canale, però non ha fatto la sua attività principale. E la ricerca di idee, insomma, chi è che non è alla ricerca di idee? L'uomo radioattivo, seconda parte, sempre la sua avventura con Daniele Tognacca, l'altro conduttore di Radio Kiss Kiss, l'altra pausa video. Capitolo molto divertente, 2071, Odissea nello spazio, chiara parodia di Odissea nello spazio. Ed è un capitolo molto a parte, ovvero narra la sua storia. Se nel 2071 lui è vecchio e continua ancora a fare video, anche se ci vogliono ore soltanto per montare la macchina e tutto l'ambaradam,
Poi è la data del suo compleanno, il 7 agosto. Io compirò l'8 agosto. No, dico sul serio comunque. È la data del suo compleanno, vengono a trovare il suo figlio e i suoi nipoti. A un certo punto lui ha un incidente, sbatte la testa, si trova in ospedale. E non ricorda più niente. Cosa succede? Lui ha un corpo da 80enne, 84enne mi pare. Gli succede un incidente, si risveglia in ospedale, non si ricorda niente, la sua memoria è tornata indietro al giorno, a qualche giorno dopo l'incidente. Si guarda allo specchio, vede il suo corpo, non quello da 80enne, ma questo come è adesso. Cosa è successo? Il dottore gli dice che avanti negli anni ha donato delle cellule staminali per fare un suo clone ed è stato criogenizzato, solo che la criogenia prolungata portava alla morte degli organi. Sta di fatto che il suo corpo da 80enne è morto. Gli hanno preso questo corpo da 26enne, dovrebbe avere 26 anni adesso, 24, 25, scusa Daniele se sbaglio, non mi ricordo. La sua memoria risale a qualche giorno dopo l'incidente. Adesso ha voglia di ricominciare vita, abbandona i suoi genitori, cerco di alzarmi dal letto, ma le flebo e le altre cianfrusaglie ospedaliere mi tengono ancorato alla posizione supina. Fermo papà, non muoverti, non, questo è suo figlio, non devi affaticarti, hai subito una difficile operazione. Papà, nonno, ovvero i nipoti. Operazione, ma di che diavolo parla questo pazzo? Ospedale? Beh, in effetti mi trovo proprio qui. Scusami, ma di quale operazione stai parlando? Ti hanno fatto un trapianto di corpo? Eravamo a casa tua, che stavamo festeggiando il tuo compleanno, ricordi? Trapianto di corpo? Ma di cosa cazzo stai parlando? Sei fuori di testa. Io non ero a nessuna fottutissima festa di compleanno. Stavo guidando sotto la pioggia, diretto ad Alessandria, non era a Milano, scusate, altro epic fail mio, e ho subito uno stupido incidente a causa dell'aquaplaning. In quel preciso istante entrò il dottore. E qui dice: ricorda che nel XX secolo si parlava di criogenizzazione? Ci siamo resi conto che non si era in grado di riportare alla vita esseri umani congelati, le funzioni cerebrali erano compromesse dall'ipotermia. Così sperimentammo una nuova tecnica genetica per allungare la vita. Solo poche persone con grosse possibilità economiche avrebbero potuto prendere parte. Lei, ovviamente, era una di queste. Questa tecnica consiste nel prendere alcune cellule staminali di un determinato soggetto per far crescere in un laboratorio un suo gemello in stato vegetale. E infatti questo gemello è quello che è adesso, con la memoria di qualche giorno dopo l'incidente. Insomma, questo capitolo è veramente uno dei migliori. L'ultima pausa video, 15 cose da non fare in vacanza, è quella che mi sono andato a vedere pure io. E l'inizio della metà è l'ultimo capitolo. Un capitolo che dura poco più di 2 pagine, che mi ha lasciato un po' basito. Pensavo un po' di più comunque. Molto bello anche quest'ultimo capitolo. La parte finale racconta di che lui va in spiaggia le mattine a scrivere grazie sulla spiaggia e resta lì finché questa scritta non viene cancellata dalle onde. E gli viene un anziano che dice: ragazzo, perché tutte le mattine vieni a scrivere grazie sulla sabbia aspettando che le onde cancellino una scritta? Non puoi ringraziare di persona l'interessato delle tue parole? E Daniele risponde con le lacrime agli occhi: ma perché non ti fai un chilo di cazzi tuoi, vecchio di merda? Ok, detto questo si conclude la recensione del libro di Daniele Doesn't Matter, un libro veramente fantastico. E per concludere la recensione di oggi, il vostro Brez Boss vi dimostrerà come stare comodamente seduti in poltrona, anzi, in divano. Oh. Tanti cari saluti, un bacione alla mamma, California e al prossimo video recensione. Ciao!